2023. Il Gran Consiglio del Fascismo si sta per riunire. Alle 17:10 a Palazzo Venezia si apre la porta dello studio. Andiamo nella trappola, mormora Mussolini entrando nella sala del pappagallo. Inconsapevole di entrare nell'ultimo atto del fascismo, il giorno della caduta. L'Europa sarà fascista o fascista? Vincere! Ora delle decisioni irrevocabili! È il 24 luglio 1943. Il Gran Consiglio del Fascismo si sta per riunire. All'ordine del giorno c'è lo spettro della fine del ventennio. Le Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! Prima di arrivare a Palazzo Venezia, Dino Grandi, uno dei protagonisti di questo piano che sembra quasi una congiura, entra nella penombra del barocco pomeridiano di Santa Maria della Pietà, l'antica Cappella dei Pazzi. Pochi minuti, in piedi, in fondo alla navata della piccola chiesa, vuota, il tempo necessario per chiedere il concorso divino all'operazione che sta per incominciare. Intanto però, Grandi infila le mani nella tasca della sahariana nera per controllare di avere con sé le due bombe a mano Breda 35 con spoletta, pronte nel caso in cui il buon Dio non avesse ancora deciso da che parte stare. Mentre Dino Grandi prega con quei 63 grammi di tritolo in ognuna delle due tasche, garantiti da tre sicurezze, Benito Mussolini è a Villa Torlonia, la sua residenza, soffocata nel caldo. Il Duce si sta preparando, è pronto a uscire, dopo aver indossato l'uniforme di comandante della milizia, inconsapevole di entrare nell'ultimo atto del fascismo, il giorno della caduta. Per 18 anni Benito Mussolini ha vissuto qui, a Villa Torlonia, offerta al capo del governo dal principe che concedeva il parco e il casino nobile per la simbolica cifra di una lira al mese. Eccoci a Villa Torlonia, nel bel parco dove Mussolini ogni mattina col primo sole si allena a cavallo sul campo ostacoli. Questa villa ha attraversato il ventennio. Qui Mussolini ha vissuto all'apice del suo potere, ospitando i grandi del mondo, passando le giornate con la moglie e i figli, creando un ambito familiare, mentre nel paese calava il buio della dittatura e poi della guerra. E proprio con la guerra, qui non bussano più gli ospiti chiamati a riempire la sala da ballo. Arrivano i medici, gli specialisti, che cercano di porre rimedio ai dolori fortissimi che Mussolini prova allo stomaco.
Lo assalgono da mesi, costringendolo a serrare con le braccia le ginocchia contro il petto, a rotolarsi sul pavimento. Non si capisce quale sia la causa, se non una vecchia ulcera che si riacutizza. I medici si contraddicono, il paziente non migliora. In realtà il Duce sa benissimo che l'origine di quei dolori che lo assalgono a tradimento è il mal di guerra, con le sconfitte e i continui rovesci. Ma intanto ogni mattina da questa porta entra il dottor Pozzi per le iniezioni quotidiane. La guerra ormai da 4 anni, dal settembre del 1939, avvolge l'Europa e coinvolge il mondo. All'inizio pare che il Führer possa schiacciare i nemici, Francia e Inghilterra, in pochi mesi. L'ora delle decisioni irrevocabili! Il Duce, scegliendo un anno dopo di entrare in guerra a fianco della Germania, pensa di potersi sedere facilmente al tavolo dei vincitori, rivendicando Nizza, la Corsica e la Tunisia. Con la dichiarazione di guerra, l'istinto per l'azzardo di Mussolini trascina il paese in un conflitto sciagurato, per cui l'Italia è impreparata. In 3 anni i continui rovesci militari accrescono l'opposizione alla guerra, l'angoscia della popolazione, l'incubo della sconfitta. Addirittura Mussolini si fa costruire questo bunker nelle fondamenta della villa, più sicuro dei vecchi sotterranei. Dice di non aver paura delle bombe, ma vuole proteggere la sua famiglia. Marco Mondini, 49 anni, storico militare, insegna all'Università di Padova e ci può aiutare a capire perché la situazione militare per l'Italia è praticamente disperata nell'estate del 43. Quando nasce la sensazione che la guerra è praticamente perduta? Nasce quasi subito. 4 giorni dopo la dichiarazione di guerra, la flotta francese, la flotta di un paese già sconfitto che sta per essere occupato, si presenta davanti alla città di Genova, una delle principali città industriali di questo paese, e la bombarda senza che la marina e l'aviazione italiana facciano assolutamente nulla. E da quel momento in avanti la sensazione che la guerra sia stata un'avventura mal preparata e male organizzata cresce, crescerà sempre di più nella popolazione. E poi ci sono tutte le sconfitte. Ogni singola campagna organizzata dagli italiani si traduce in una sconfitta catastrofica. Le migliaia di morti si sommano ad altre migliaia di morti. E tra gli italiani si diffonde la sensazione della paura, del panico. Quando la guerra di conquista diventa una guerra di difesa? Molto presto in realtà. Perché il regime fascista cerca di lanciare una sua guerra, una propria strategia imperiale, la cosiddetta guerra parallela, però è una guerra fallimentare. Manca realmente una strategia concreta alla guerra italiana e, per di più, questa guerra si ribalta immediatamente e diventa una lunga litania di sconfitte, di perdite, di sofferenze e alla fine di bombardamenti e poi anche di invasione e di occupazione. Con un messaggio al Papa, Roosevelt preannuncia lo sbarco in Sicilia. Quando questo messaggio raggiungerà Vostra Santità, truppe americane ed inglesi saranno sbarcate in forze sul territorio italiano. I soldati delle Nazioni Unite vengono per liberare l'Italia dal fascismo e dai suoi nemici. Il secondo momento che scuote l'opinione pubblica è
lo sbarco degli alleati in Sicilia. A quel punto gli alleati sono sul territorio nazionale, qualcosa che il regime fascista aveva escluso fin dal 1940, continuando a ripeterlo: non arriveranno mai qua, e se arriveranno li inchioderemo sul bagnasciuga. Eppure gli alleati sbarcano, e sbarcano trovando una resistenza molto molto flebile. La resistenza più efficace in Sicilia è opposta da truppe tedesche, non dalle truppe italiane. Il 19 luglio c'è l'ultimo vertice del Duce come capo del governo con Hitler a Feltre. Ci va con le ultime disperate speranze di ottenere aiuti militari da Hitler, di convincerlo a disimpegnarsi dal fronte russo per portare uomini in difesa nel Mediterraneo. Non riesce praticamente a interloquire. Il Mussolini dell'incontro di Feltre non è più il vecchio maestro di Adolf Hitler, è diventato poco più che un vassallo. Mussolini ha un'enorme capacità di autoilludersi, tuttavia, e lui è ancora sinceramente convinto, probabilmente fino al 1943, di essere in grado di tenere testa ad Adolf Hitler. L'incontro di Feltre è il colpo di scena che mette fine alla grande mascherata, il momento in cui persino lui ha un crollo psicologico. E tutte le testimonianze ci inducono a credere che veramente da quel momento in avanti lui abbia cominciato a pensare a un ritiro dalle scene politiche. Hitler tiene il pallino della conversazione e poi naturalmente il vertice viene strozzato dalla notizia dei bombardamenti e dalla necessità di tornare a Roma. Il Mussolini che torna dall'incontro di Feltre non è il leader politico spavaldo che ancora all'inizio della guerra poteva autoilludersi che le cose sarebbero andate bene. Anche perché vede dall'aereo che arriva a Roma le immagini delle macerie, del fumo, degli incendi per i bombardamenti. Sì, lui pilota personalmente l'aereo che lo riporta a Roma. Le testimonianze dicono che quando vede le colonne di fumo che si alzano dalla zona del quartiere di San Lorenzo, particolarmente di Termini colpite, abbia un ulteriore trauma. È una rappresentazione plastica della fine ingloriosa dell'avventura tragica in cui lui ha trascinato il paese. Il Duce vede la città santa, che tutti pensavano protetta dal suo deposito di storia e di memoria, violentata invece dalle bombe. Ancora oggi, nella memoria dei romani, rimane drammatico il ricordo di quel 19 luglio 1943. Sono nato a Roma il 1 agosto 1928. Mio padre, che era ufficiale di fanteria in congedo, ci convoca tutti quanti ad andare immediatamente al rifugio, perché c'era molto pericolo. Il rumore delle bombe si sentiva benissimo. Andavamo tutti quanti al rifugio. Sono andato a trovare mio zio che abitava lì vicino al cimitero e la cosa era allucinante quello che vedevo intorno. Cavalli morti, e gente per strada che scappava. È una cosa sconvolgente, non ce l'aspettavo. Speravamo che non bombardassero mai Roma. Non ero presente quando il Papa è andato a San Lorenzo, però l'ho sentito attraverso il giornale radio. Volevo andare pure io a San Lorenzo per vedere il Papa, ma non ce l'ho fatta. Non c'erano i mezzi che potevano andare fino a lì. Alle 8 il Papa torna in San Pietro. Dirà alla folla: intera, aspetta, giustizia, pane, libertà. Un ferro che uccide e distrugge. Nel momento dell'attacco al cuore simbolico del paese, lo Stato rappresentato dal partito fascista e dal Duce è assente. Un vuoto in cui provano a entrare il re e i principi, ma che è colmato soprattutto dal Papa. Il re viene ricevuto, scrive il suo aiutante di campo Puntoni, con un silenzio gelido.
da parte di una popolazione traumatizzata da un bombardamento che nessuno pensava possibile, e quel silenzio gelido è la misura di quanto l'opinione pubblica italiana non ne potesse più della guerra e di chi riteneva il primo responsabile della guerra, cioè Mussolini, ma anche di chi riteneva di Mussolini complice, cioè il sovrano. Il presidente Sua Eccellenza Verlaci legge la dichiarazione che esprime il voto unanime del popolo albanese di eleggere a suo re Vittorio Emanuele III. Dopo la risposta di Sua Maestà il re imperatore, il re durante il regime fascista ha perso potere ma ha aumentato di prestigio. Credo che Vittorio Emanuele III non sia stato mai né fascista né liberale né democratico. Era un re sostanzialmente pragmatico. Mussolini ritorna da Feltre con un nulla di fatto, ed è anche questo nulla di fatto che induce il re a prendere la decisione di agire, perché permanendo quello stato di sconfitta non si può presagire per il futuro altro che la disfatta totale di lì a poco. Per evitare la disfatta, il re chiede al duca Pietro d'Acquarone di prendere in mano le redini della congiura reale contro il duce. Il duca d'Acquarone è il ministro della Real Casa, cioè il primo segretario collaboratore del sovrano. Era un abilissimo diplomatico, sicuramente ostile al fascismo e all'alleanza con la Germania. È il consigliere più ascoltato da Vittorio Emanuele III e probabilmente è il vero organizzatore di quello che accade il 25 luglio. C'è assolutamente la percezione che l'Italia è prossima alla disfatta. Come fare per uscirne è abbastanza chiaro: bisogna eliminare il potere di Mussolini e isolare la figura stessa di Mussolini. Che cosa succede quando si proverà a farlo? Questa è un'incognita sulla quale il re e Acquarone e i comandi militari lavorano proprio nelle settimane precedenti il 25 luglio. Bisogna pensare a un piano, ma soprattutto a chi sostituirà Mussolini. Il duca d'Acquarone propone il nome del maresciallo Pietro Badoglio, l'uomo del Piave e della vittoria nella Prima Guerra Mondiale a Vittorio Veneto. A tramandare la memoria della famiglia Badoglio è Alessandro, figlio di Mario Badoglio, primogenito del maresciallo. Aveva 6 anni quando suo nonno è morto nel 1956. Che ricordi personali ha di suo nonno? Lei era un bambino, ma aveva 6 anni. Tra ciò che le hanno raccontato i suoi genitori e ciò che ha vissuto direttamente, come vede la figura di suo nonno? Io avevo un grande affetto per il nonno perché era reciproca come cosa. Lui mi prendeva in braccio. Credo che fosse l'unica persona che all'epoca mi aveva preso in braccio. Non so neanche se mio padre mi avesse preso in braccio. C'è una fotografia sua dove, ormai anziano, ritirato, mi tiene in braccio e io sono poco più di un neonato. E evidentemente questa tenerezza nei miei confronti fa sì che io sentissi, anche se ero molto piccolo, un particolare affetto verso di lui. Però era comunque una persona rigida, era una persona che quando c'era da sgridare alzava la voce e si rigava dritti. Suo nonno dal 25 al 1940 è capo di Stato Maggiore Generale. Poi deve lasciare la responsabilità negli ultimi mesi, novembre e dicembre del 1940. Che cos'è successo? Il rapporto con Mussolini che non funziona? Sì, non c'è mai stato un grande feeling fra Mussolini e mio nonno. Ricordiamoci anche che nel momento in cui ci fu la marcia su Roma, il nonno si era offerto al re di poterla fermare in qualche ora, quindi non ha mai amato la figura di Mussolini.
maresciallo Badoglio, duca di Addis Abeba, giunge al palazzo del Littorio per ricevere la tessera fascista consegnatagli dal vice segretario del partito, onorevole Serena. Mio nonno era un soldato, era un militare. Non era una camicia nera, non era un fascista, lui era un monarchico e si era opposto all'ingresso della guerra contro la Grecia. Eravamo male armati e non eravamo preparati. E per questo suo pensiero fu punito e finì come ambasciatore in Brasile per un certo periodo come punizione. Qual era il rapporto di suo nonno, monarchico come lei ha detto, ma il rapporto personale con il re, con Vittorio Emanuele III? Era un buon rapporto, anche se Vittorio Emanuele era un personaggio diffidente di tutti, però evidentemente apprezzava il nonno, perché se no non l'avrebbe appoggiato nella scelta di confermarlo come capo del governo. Oltretutto i due, quando parlavano fra di loro, o parlavano francese o stretto piemontese. Il 16 luglio Badoglio incontra il re. Che cosa si siano detti non lo si sa esattamente, perché non ci sono testimoni. Sicuramente il re ha parlato a Badoglio della eventualità di arrivare nel giro di qualche giorno alla sostituzione di Mussolini e all'affidamento del potere a lui. Il ministro della Real Casa, il duca d'Acquarone, era stato ufficiale d'ordinanza di suo nonno. Nell'ultimo incontro prima della caduta di Mussolini, quando suo nonno andò al Quirinale avendo chiesto un'udienza al re, all'uscita da Quarone gli disse: lei deve tenersi pronto. Quindi suo nonno sapeva che stava succedendo un re d'Erazionem. Sì, evidentemente sì, la si stava già preparando. Su invito di D'Acquarone, Badoglio e il capo di Stato Maggiore, generale Vittorio Ambrosio, preparano un vero e proprio piano militare, senza gli scrupoli politici che tormentano il re, che ufficialmente non deve sapere nulla, ma il suo silenzio è la definitiva autorizzazione sovrana. Ma il duca D'Acquarone sa che negli ultimi mesi si è messo in moto parallelamente anche un piano politico di neutralizzazione del duce. Sotto il peso della guerra, il consenso di Mussolini nel suo stesso partito ha iniziato a sgretolarsi e Dino Grandi, uno dei gerarchi, sta preparando un ordine del giorno che potrebbe minare il potere del duce. Emilio Gentile, il massimo studioso italiano del fascismo, ci aiuta a capire come Mussolini arriva all'appuntamento con luglio 1943 dal punto di vista del potere, del consenso e del controllo del paese e del partito. Ma nel luglio del 43 Mussolini è ancora un uomo potente, tanto è vero che molti non sanno come poterlo scalzare dal potere. Ma non è più un uomo onnipotente. Sul suo tavolo di lavoro, almeno dall'inizio di luglio, dai primi bombardamenti e poi soprattutto proprio nei giorni precedenti, il 25 luglio, arrivano da ogni parte d'Italia i rapporti delle varie fonti di informazioni che sono un enorme urlo contro Mussolini, contro il Duce. Non si attenua più nessuna responsabilità. Per 20 anni si è detto: ah, se il Duce sapesse. Adesso il Duce sa. E la popolazione sa che il duce sa, perché il disastro lo ha voluto lui, lo ha provocato lui e lo subisce la popolazione italiana. Roma è affamata. Gli sfollati si pigiano nella villa del Papa a Castel Gandolfo. Mussolini riceve un segnale proprio dall'interno del partito, dai gerarchi, che senza una convocazione ufficiale da parte del Duce si presentano a Palazzo Venezia, guidati da Scorza, chiedendogli di convocare il Gran Consiglio, che non si riuniva da quasi 4 anni,
in una sorta di pronunciamento, il Duce che lo chiama così, parlando col suo segretario quando loro escono. Perché questi gerarchi si sono resi conto che non si poteva continuare con un Mussolini isolato, chiuso nella sua onnipotenza e insensibile a qualsiasi consiglio, e soprattutto non dava la dimostrazione di sapere come uscire da una disfatta certa. E loro chiedono, e Mussolini li riceve, controvoglia, però li riceve. E dopo aver ascoltato quelle che poi saranno critiche abbastanza simili a quelle che gli verranno rivolte la notte del 24 luglio, lui concede, va bene, convocherò il Gran Consiglio. Sicuramente era un segno della debolezza di Mussolini, perché nessuno poteva pretendere che il Duce, capo del governo, presidente del Gran Consiglio, dovesse essere sollecitato a convocarlo. Dino Grandi è il catalizzatore di questa parte politica della congiura, insieme con Bottai, con Federzoni, con Ciano. Ma chi è Dino Grandi? Chi è il conte di Mordano? È un uomo sicuramente di notevolissime capacità politiche, lo dimostra tutta la sua straordinaria carriera all'interno del fascismo. Caratteristico di Grandi è la sua grandissima abilità di farsi sempre promuovere da Mussolini in un settore sui quali i fascisti avevano poca competenza, la politica estera, e di diventare un abilissimo diplomatico. C'è questa stranezza, un incontro tra il capo dei congiurati e il destinatario, la vittima della congiura. Due giorni prima Grandi va a trovare Mussolini. Mussolini non lo fa nemmeno sedere, rimangono in piedi, e Grandi gli spiega le ragioni dell'ordine del giorno e lo invita a farsene carico. Non ci sono congiurati e non c'è una vittima di una congiura, perché da questo punto di vista il colloquio fu molto interessante. L'incontro, che generalmente era fissato per 15 minuti, durò un'ora e un quarto, dalle 17.30 alle 18.45. Si parlò probabilmente proprio di quella questione fondamentale, che era la revoca del comando militare e la restituzione al re del potere. L'ordine del giorno Grandi, con la richiesta di una parziale cessione di poteri del Duce in favore del re, è pronto. La seduta del Gran Consiglio è fissata per il pomeriggio del 24 luglio. Chissà se i gerarchi immaginano che il loro voto, in quella che sarà la notte più lunga del regime, sta per porre fine a 21 anni di dittatura. Nella sua camera da letto, separata da quella della moglie, Mussolini, prima di lasciare Villa Torlonia, si sta facendo abbottonare il colletto duro della camicia da Irma, la cameriera. Rachele da stamattina gli chiede di far saltare la riunione del Gran Consiglio. E adesso torna alla carica. Devi proprio andare? Sei sicuro che la riunione sia necessaria? Non vedo perché dovrei rinviare, dice il Duce. Sarà una discussione tra camerati, ognuno dirà la sua. Camerati, insiste Rachele. È così che chiami quel gruppo di sciagurati? Mussolini è nervoso, è infastidito dall'ansia della moglie, dal timore che Rachele possa avere ragione grazie alla sua superstizione sensitiva, coltivata nelle sedute spiritiche insieme col principe Torlonia, quando si spande in casa un improvviso profumo di viole, con quel violino inesistente che suona talvolta nel buio. Chissà cosa ha visto stanotte. Ho sognato. Ora Rachele è nell'androne e non si muove mentre Mussolini sale in macchina. Falli arrestare tutti, Benito. Dai l'ordine prima ancora di incominciare. Alle 17.10 a Palazzo Venezia si apre la porta dello studio.
Andiamo nella trappola, mormora Mussolini entrando nella sala del pappagallo, mentre il segretario del Partito Nazionale Fascista, Carlo Scorza, ordina il saluto al duce. A un tavolo come questo si siede Benito Mussolini alle 5 del pomeriggio del 24 luglio 1943 per la seduta del Gran Consiglio. Cos'era il Gran Consiglio, professor Gentile? Il Gran Consiglio nasce alla fine del 1922, ma formalmente tiene la sua prima riunione il 12 gennaio 1923, come nuovo organo dirigente del Partito Nazionale Fascista. Quindi l'organo supremo del regime? In questo momento solo del partito, poi lo diventerà organo supremo del regime nel 1928. Non decideva nulla se non quello che veniva fissato nell'ordine del giorno dal presidente del Gran Consiglio, cioè dal capo del governo, cioè dal duce. E com'erano disposti i gerarchi a quel tavolo? I tavoli erano sistemati a ferro di cavallo coperti da un panno, Mussolini sedeva al centro con una pedana rialzata e i gerarchi si schieravano sui lati. Al fianco a Mussolini c'erano originariamente i quadrumviri, cioè coloro i quali facevano parte per diritto del Gran Consiglio, De Bono e De Vecchi, e di qua credo che ci fosse Scorza, segretario del partito. Anche se era estate di oltre 32 gradi e eravamo alle 5 e un quarto del pomeriggio, le tende coprivano i finestroni, per cui c'era un'aria molto cupa e c'erano dei lampadari, e si vede, molto spesso raccontano i gerarchi, di aver visto Mussolini proprio a volte abbacinato con la testa calva e curva, con le ombre sul viso, con le ombre sul viso che gli davano quasi un aspetto spettrale, o come veniva spesso definito anche da grandi, il mago in un antrone. Quindi a un certo punto c'era anche questa atmosfera. Ecco, qui si apre una discussione. Non c'è un resoconto stenografico, come mai? Ma perché alcuni dicono che Mussolini aveva voluto, visto la riservatezza di quella riunione, non avere uno stenografo. Qualcuno diceva c'era sempre uno stenografo, ma in realtà non c'era mai stato uno stenografo. Qualcuno prendeva appunti, come in questo caso, per esempio, Luigi Federzoni ha preso degli appunti che, a mio giudizio, sono oggi forse l'unico documento attendibile di quello che effettivamente fu detto in quella riunione. Federzoni produsse due verbali. Si dice, e credo che ci siano buoni motivi per crederci, che il primo verbale, quello più sintetico, più scarno, fosse una serie di appunti presi a caldo. L'altro è quello del giorno successivo. Uno degli aspetti molto interessanti del secondo verbale in particolare è che dedica molto spazio all'intervento di Mussolini. Sa di essere sotto giudizio e quindi che cosa fa? Si difende spiegando perché si è giunti a quel punto. Tutte le sconfitte militari, l'impreparazione, eccetera. Mussolini gira con i suoi arabeschi oratori, poi alla fine le riporta ad altri. Lui è stato ingannato, lui gli sono state dette certe cose che non erano vere, lui ha preso delle decisioni sulla base di informazioni che aveva ricevuto. Insomma, è il Mussolini solito. Mussolini fa un esame in apertura della riunione in cui dice che la situazione è estremamente pericolosa e negativa, lo ammette, ma dà la colpa ai generali, dà la colpa ai siciliani che si arrendono, dà la colpa al carattere degli italiani. Dice anche Michelangelo aveva bisogno della Creta e se non l'avesse avuta non avrebbe potuto creare quello che ha creato. Da questo punto di vista Mussolini si dimostra veramente un arci italiano. Il leader italiano che quando le cose si mettono male dà la colpa a qualcun altro. E lui si presenta con due registri durante quella lunga seduta del Gran Consiglio. Il primo è il registro dell'illusione. Lui a un certo punto dirà: la guerra
è ben lungi dall'essere perduta. Sì, stiamo vivendo delle ore drammatiche, ma alla fine vinceremo. Non posso dirvi, rivelarvi dei segreti militari, ma sono convinto che abbiamo la chiave. È l'inizio della leggenda dell'alla fine vinceremo, che è una leggenda della disperazione, però. Alle Alpi, all'oceano indiano, vincere! L'altro registro è quello del leader politico Spavaldo. Gli italiani mi hanno sempre obbedito e mi obbediranno fino alla fine. E non è più vero. A quel punto, in qualche modo, l'illusionista si arrende, si sgonfia. È come se assistessimo veramente all'ultima scena di un grande attore che però non riesce più a dominare il palcoscenico. E proprio quando il carisma del dittatore sembra spento, in quel momento, sulla scena del Gran Consiglio, arriva l'ordine del giorno Grandi, l'atto di accusa al potere del duce che il re attende per mettere in moto la macchina operativa contro Mussolini. Questo ordine del giorno che cosa dice? Comincia così: il Gran Consiglio del Fascismo, riunendosi in questi giorni di supremo cimento, volge innanzitutto il suo pensiero agli eroici combattenti d'ogni arma che fianco a fianco con la fiera gente di Sicilia, in cui più alta risplende l'univoca fede del popolo italiano, rinnovano le nobili tradizioni di strenuo valore e di indomito spirito di sacrificio delle nostre gloriose forze armate. E poi arriviamo al punto chiave. Dichiara che a tale scopo è necessario l'immediato ripristino di tutte le funzioni statali, attribuendo la corona al Gran Consiglio, al governo, al Parlamento, alle corporazioni, i compiti e le responsabilità stabilite dalle nostre leggi statutarie e costituzionali. Infine, invita il governo a pregare, quindi Mussolini, a pregare la maestà del re, verso il quale si rivolge fedele e fiducioso il cuore di tutta la nazione, affinché egli voglia, per l'onore e la salvezza della patria, assumere con l'effettivo comando delle forze armate quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a lui attribuiscono. Tutti chiedono che cessi questo potere concentrato nella figura di Mussolini e si restituiscano funzioni alle varie istituzioni fondamentali del regime, a cominciare dal Gran Consiglio. E dal re. E dal re, quello era ovvio. Quindi l'ordine del giorno non si presentava in nessun modo come una sovversione o addirittura una abolizione del regime totalitario e una revoca del potere nelle mani di Mussolini. È una spoliazione parziale di potestà e di prerogative al duce per restituirle al re e alle istituzioni costituzionali. Sì, era un modo di dire a Mussolini: smettila di essere un dittatore assoluto e diventa un dittatore in un collegio, come il Papa. L'ordine del giorno Grandi vuole mettere in evidenza questo. Il totalitarismo fascista non era quello nazista. In Italia il totalitarismo fu un totalitarismo imperfetto. E perché imperfetto? Perché c'era la corona, perché c'era la monarchia e c'era il Papa. E le masse italiane non tutte seguivano il fascismo, anche se l'ambizione, la velleità del regime era questa. Vi siete illusi di voler fare la guerra fascista pensando che tutto il popolo vi seguisse. Non avete tenuto conto che dire che sarebbe stata una guerra fascista avrebbe significato per molta della popolazione che non era affatto fascista: beh, adesso la guerra ve la fate voi. De Bono si alza in piedi e dice: l'esercito ha sempre combattuto quando è stato messo in condizione di farlo. Non si possono mandare i soldati con le armi della battaglia di Adua a fermare la quarta armata britannica. E Grandi aggiunge: ti lamenti dei generali, ma sei tu che li selezioni, li formi e li comandi da 17 anni, che è il tempo per un capitano di diventare generale, quindi la colpa è tua.
Sì, sia De Buono che Grandi mettono in rilievo delle verità evidenti. Nel luglio del 1943, quando le bombe cadono su Roma, quando le divisioni inglesi e americane stanno dilagando in Sicilia, non è che improvvisamente i generali, i gerarchi del fascismo, e Badoglio, e De Buono e Grandi scoprano la verità. In realtà semplicemente si trovano costretti ad ammettere una verità scomoda che avevano tenuto nascosto fino a quel momento. Perché capiscono che non si può andare avanti così. Sì, e in qualche modo la seduta del Gran Consiglio del fascismo diventa una sorta di sciarada in cui ognuno cerca di scaricare su qualcun altro la colpa di quello che sta succedendo. Perché un'idea invece è chiarissima, ed è chiarissima a tutti. L'Italia sta vivendo la peggiore delle sue ore da quando è uno Stato unitario e il destino è molto molto tragico. L'Italia rischia di essere completamente annientata, spezzettata, devastata, cancellata come Stato unitario, non più solo come grande potenza. È questo il momento in cui Mussolini prova a reagire alle accuse. Mussolini sposta il discorso e dice nel suo intervento, dove respinge l'ordine del giorno Grandi, dice: di fronte a questo documento il re può farmi due discorsi. O dire la guerra va male, ma domani può andare meglio, avete iniziata, continuatela. Oppure il re può dirmi: adesso che siete con l'acqua alla gola, vi accorgete che c'è uno statuto, vi accorgete che c'è un re. Va bene, io vengo fuori, vengo allo scoperto, ma colpevolizzo tutti voi per la condotta che avete tenuto fino ad oggi e quindi vi esautoro tutti. È come se dicesse: siamo tutti sulla stessa barca, o ci salviamo insieme o affondiamo insieme. Ma questa era la logica che difficilmente potevano contestargli. Perché tutti quelli che erano seduti lì, e soprattutto quelli che facevano parte di questa organizzazione improvvisata, non congiura né complotto, cioè Grandi, Bottai, Federzone, erano persone che avevano seduto più a lungo nel Gran Consiglio, avevano partecipato a tutte le leggi che hanno cambiato lo Stato monarchico parlamentare in uno Stato monarchico totalitario. Quindi Mussolini aveva tutta ragione a dire: voi siete corresponsabili. Ma in realtà il suo discorso non è questo, il suo discorso è fondamentalmente quello di stabilire se il re, una volta riassunto il comando militare, si sarebbe limitato soltanto a questo. E poi un avvertimento: non pensate di gettare a mare Mussolini, perché l'identificazione tra il fascismo, Mussolini e la dittatura è una cosa sola. È tutto un gioco, secondo me, una specie di bluff che viene fatto continuamente per vedere chi alla fine avrebbe ceduto. Il Gran Consiglio è disorientato. Mussolini ha lanciato una sorta di ultimatum o di bluff, avvertendo il fascismo che è sull'orlo del baratro. Sono le 11 passate. Si discute da più di 6 ore, ma si alza una mano al tavolo del Gran Consiglio. Galeazzo Ciano chiede di parlare. Tutti si voltano, si sporgono, si dispongono ad ascoltare fin dove arriva l'intermittente eresia domestica del conte di Cortellazzo, genero del duce, marito di sua figlia Edda. In questa rivista vediamo il giorno del matrimonio, il 24 aprile del 1930. Edda e Galeazzo si sposano a Villa Torlonia. In 3 mesi questi due giovani si conoscono a un ballo, si innamorano e si sposano, anche perché Edda ad aprile si doveva sposare, ma con un'altra persona, con un nobile di Forlì. Galeazzo Ciano era il figlio di Costanzo Ciano, un eroe di guerra. Dal padre aveva ereditato, diciamo, la fede monarchica, quindi in primo luogo era monarchico e poi fu anche, diciamo, fascista. Il rapporto fra Galeazzo Ciano e Benito Mussolini fu sicuramente, da parte del primo, un rapporto di subalternità. Di fronte a una figura così carismatica, inizialmente lui rimase letteralmente rapito. Cioè c'era vera e propria ammirazione all'inizio, anche perché mettiamoci nei panni di un giovane che si trova a 33 anni a essere ministro degli esteri. Poi qui siamo un incontro fra Ribbentrop e Galeazzo Ciano, i due ministri degli esteri, e siamo nel marzo del 1940, quindi siamo veramente alla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale.
Galeazzo Ciano era odiato dai tedeschi perché gli alleati germanici, attraverso i loro confidenti in ambasciata e tutto, sapevano che lui era apertamente antitedesco. La mamma di Galeazzo Ciano rivelerà che quando Galeazzo si preparava per il concorso in diplomazia, i peggiori commenti che aveva appuntato su questo libro per prepararsi al concorso in diplomazia erano sulla Germania. Soprattutto von Ribbentrop, che era il suo omologo tedesco, lo odiava profondamente perché Galeazzo era sospettato di fare un po' il doppio gioco, ecco. Ecco, c'è un altro intervento significativo che è quello di Ciano. Ciano fa due interventi. Il primo è quello più direttamente legato alla sua esperienza e alla sua opposizione alla guerra fin da quando scopre che i tedeschi non sono affidabili. Ciano, questi sono sempre gli appunti presi da Federzoni, ma abbastanza eloquenti e chiari. È stata la Germania che ha voluto e provocato la guerra, che l'Italia ha cercato di evitare. L'Italia non è stata avvertita prima né dell'attacco alla Francia né di quella alla Russia. Quindi praticamente quello che dice Ciano in questa circostanza è, per quanto gli compete, l'aveva più volte sostenuto anche con Mussolini, siamo stati traditi dalla Germania, quindi abbiamo il diritto. Non di siamo traditori ma traditi. Non siamo traditori ma traditi. E poi nel secondo intervento, quello più accalorato, l'ordine del giorno non vuole indebolire né il regime né meno che mai il duce. Gran Consiglio offerse corona d'Etiopia e d'Albania al re, il quale è chiamato ad essere compartecipe. Come dire, a un certo punto, non abbiamo nulla contro di te, qui il responsabile è il re che ha avuto tanti onori, la corona imperiale, la corona d'Albania, adesso deve assumersi la responsabilità di portarci alla resistenza. Ciano parla senza attaccare direttamente il duce, ma sostiene l'ordine del giorno Grandi. Anche se inconsapevole delle conseguenze del suo gesto, Ciano sferra così l'ultimo colpo a Mussolini. La fede incrollabile del duce in se stesso inizia a vacillare. A un certo punto Mussolini, accorgendosi di non avere in mano la carta della soluzione politica, cerca di guadagnare tempo, sperando che guadagnare qualche ora, una mezza giornata, un'intera giornata, possa portare a una soluzione, e chiede una sospensione e un rinvio al giorno dopo. No, questo non succede, questo gli viene suggerito da Scorza, dal segretario del partito. Grandi interviene dicendo no, tu per altre questioni anche più banali, come le divise dei Balilla, ci hai tenuto qui inchiodato anche per giorni, questa si chiude adesso. E Mussolini è d'accordo. Probabilmente lui si rendeva conto che la sospensione non avrebbe portato a nulla, perché ormai di tutto quello che poteva essere l'esito del Gran Consiglio, lo sapeva già. Non c'è più tempo. È Mussolini a mettere ai voti l'ordine del giorno Grandi, senza neppure immaginare quale peso avrà quel voto. È il momento della verità. L'Europa sarà fascista o fascista? Vincere! Ora delle decisioni irrevocabili! Sono le 2:40 di una notte romana inconsapevole. Si vota per appello nominale. Risultato: 19 sì all'ordine del giorno Grandi, 7 no e un astenuto, il presidente del Senato Suardo. Silenzio. Mussolini si sente addosso lo sguardo di tutti. Il segretario del partito, Scorza, sta per lanciare il saluto al duce, ma lui lo ferma con un gesto della mano. Le ultime parole. La seduta è tolta. Al termine della seduta, Mussolini chiama Claretta Petacci, la sua amante da 10 anni. Siamo giunti all'epilogo, le dice. La stella si è oscurata, devi metterti al riparo. Lei lo assale di domande tra le lacrime.
Intanto però a Villa Torlonia, Rachele aspetta qualche notizia. Alle 3:30 di quella notte, una telefonata avverte Rachele che Mussolini ha lasciato Palazzo Venezia. Lei corre incontro alla macchina sul viale, capisce tutto guardando suo marito in volto. Non ha bisogno di chiedere com'è andata, grida soltanto: spero che tu li abbia fatti arrestare tutti. Mussolini risponde a voce bassa: non ancora, ma domattina. Nel buio dell'ultima frase, la verità. Domattina sarà troppo tardi. Qual è il significato politico del voto del Gran Consiglio e soprattutto qual è il peso di quel voto? Ma credo che il principale significato politico sia che Mussolini lo accetta, dopo aver accettato la riunione, dopo aver accettato che la riunione non venisse sospesa e rinviata e dopo aver accettato di mettere in votazione l'ordine del giorno grande sapendo già che aveva la maggioranza dei membri del Gran Consiglio. Non era una votazione che aveva nessun significato costituzionale o legale, ma comunque era la sua sconfitta. Perché non li ha fatti arrestare? Beh, innanzitutto non poteva farli arrestare, perché i membri del Gran Consiglio, per la legge costituzionale del Gran Consiglio, avevano una totale immunità. Potevano essere arrestati solo in flagrante reato, e quello non era un reato, perché tutto si era svolto secondo la volontà di Mussolini. Il re viene informato di che cosa è accaduto nella seduta del Gran Consiglio dal Duca d'Acquarone, il quale a sua volta nella notte è stato informato da Dino Grandi dell'esito della votazione. La reazione del re è stata quella di soddisfazione per i numeri e nello stesso tempo di preoccupazione, perché voleva dire che il dado era tratto e quindi bisognava fare tutta la parte successiva del lavoro. È preoccupato perché si tratta di congedare un uomo che è stato dittatore per 20 anni. Mussolini non sospetta di nulla. La sua giornata è trascorsa come le altre. Ha letto i rapporti dal fronte a Palazzo Venezia, ha ricevuto l'ambasciatore del Giappone e poi ha chiesto un appuntamento al re. Vittorio Emanuele accetta, fissando l'incontro, ma non al Quirinale, bensì a Villa Savoia, e avvisando Mussolini di presentarsi in abiti civili, non in uniforme. Come mai Mussolini non si insospettisce quando per 2 volte, il 25 mattina e 2 del pomeriggio, arriva la telefonata del protocollo reale che raccomanda che si presenti a Villa Savoia in abiti civili? Mussolini non solo non è insospettito da questa variazione, non è insospettito nemmeno dal fatto che sia stata accolta la sua richiesta di parlare con il re nel pomeriggio del 25, non il giorno successivo, il lunedì, come invece è consueto, perché è convinto in definitiva che anche questa crisi potrà essere superata. Lui si presentò davanti al re, che gli aveva effettivamente sempre mostrato una totale accondiscendenza, convinto di poter dominare la scena anche questa volta. E perché no, in fin dei conti? Vittorio Emanuele III per 20 anni aveva digerito qualsiasi rospo Mussolini gli avesse fatto ingoiare, ed erano rospi molto spesso molto pesanti. Si era autonominato primo maresciallo dell'impero, di fatto parificando il proprio status militare al re. E non dimentichiamo come la vergognosa pagina delle leggi razziali del 38 sia stata fatta passare dal re senza alcun tentennamento. Mussolini si presentò in borghese, la richiesta era abbastanza bizzarra, in realtà la digerì come semplicemente una normale misura precauzionale che non doveva destare sospetti in quel momento, era in qualche modo un incontro informale, eccezionale, a non protocollare come quello del lunedì. Chiaro che la richiesta invece era stata avanzata perché l'arresto di Mussolini doveva passare come un'operazione clandestina, e il fatto che lui fosse in divisa avrebbe avuto tutt'altro significato se si sarebbe notato un testacoda anche con gli ufficiali che dovevano arrestarlo. Un colpo di freno, il cambio di marcia, e l'auto presidenziale di Mussolini
si ferma nel cortile di Villa Savoia, la tenuta privata del re. Quando Mussolini viene accompagnato alla porta di Villa Savoia da Ercole Boratto, il suo autista, non immagina che quella sarà la sua ultima udienza reale. Sono passate 15 ore dal voto del Gran Consiglio e il piano per rimuovere Mussolini sta per diventare realtà. Sono le 5 del pomeriggio quando Mussolini entra in questo piccolo studio con la scrivania bassa costruita su misura per Vittorio Emanuele III. È un colloquio di 20 minuti. Il re lo attende con la rivoltella in tasca, temendo una reazione. Gli comunica che la guida del governo passa al maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. È la fine. Mussolini non reagisce. Sembra invecchiato di 20 anni. Mentre il re lo saluta, prendendogli la mano tra le sue. 20 minuti hanno cancellato l'onnipotenza che aveva dominato l'Italia nella violenza per 21 anni. Ma ora c'è la seconda parte del piano. Mussolini non lascerà Villa Savoia da uomo libero. La decisione di arrestare Mussolini fa parte del progetto del 25 luglio. Il suggerimento iniziale è del generale Ambrosio. La preoccupazione è quella che Mussolini libero possa diventare riferimento di una reazione dei fascisti contro la decisione del sovrano. Inizialmente l'arresto deve avvenire al di fuori di Villa Savoia, quando Mussolini esce da Villa Savoia. In realtà è il generale Cerica, nuovo comandante dei Carabinieri, che nel pomeriggio stesso del 25 luglio insiste perché il tutto avvenga all'interno, perché è più sicuro, perché fuori dei cancelli ci sono gli uomini della scorta di Mussolini, potrebbe nascerne uno scontro o quantomeno un tafferuglio. Mussolini esce sul piazzale, va verso la sua auto. Non ha il tempo per accorgersi che l'autista Boratto non c'è. Si avvicina al capitano Vigneri. Duce, in nome di Sua Maestà il Re, devo chiedervi di seguirci per evitare violenze da parte della folla. Disorientato, confuso, Mussolini prova a proseguire, ma l'ufficiale lo ferma. Duce, insiste Vigneri, io devo eseguire gli ordini. Allora seguitemi, dice Mussolini, allungando il braccio per aprire la porta della sua macchina. No, lo blocca l'ufficiale, dobbiamo salire sulla mia auto. Sul lato d'ombra della casa c'è un'ambulanza della Croce Rossa Militare, questa. Quando la vede, il duce si irrigidisce, sembra fermarsi, non capisce. Ma basta che l'ufficiale gli prenda il braccio all'altezza del gomito, come per guidarlo, e lui china la testa ed entra dentro l'ambulanza coi vetri smerigliati. Sedendosi sul sedile di destra, di fronte il segretario De Cesare, di fianco due ufficiali e 5 uomini armati. Ma come? Dice il duce stupito. Ancora altri agenti? Quando Mussolini si rende conto che la sua non è una custodia nelle mani dei carabinieri, ma è un arresto vero e proprio? Ma secondo me fatica a rendersene conto. Il crollo di un uomo potente probabilmente si manifesta soprattutto quando, essendosi vantato di essere sempre un grande realista, che valutava tutto secondo le proporzioni di forza, quando è sconfitto non capisce più che la sua sconfitta è definitiva e che lui non può avere nessuna indulgenza da chi per giunta da lui aveva avuto tutti i poteri, ma compresa la sconfitta. Mentre l'ambulanza con il duce attraversa Roma, il telefono suona a Villa Torlonia. Donna Rachele, dice una voce, in questo istante
hanno arrestato il Duce. La notizia inizia a correre, mentre il paese è ancora all'oscuro di tutto. Leyer ha in programma l'ultimo giornale radio alle 22.45. All'ora canonica, però, ci sono 8 minuti di attesa riempiti dalla musica. Poi la voce conosciuta dell'annunciatore Titta Arista. Attenzione, attenzione, attenzione. Una pausa. Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini. Suo nonno prende la guida del governo a 72 anni. Che cosa ha raccontato di quell'esperienza in famiglia? Ero militare ed obbediva, obbedito al re, quindi raccontava in famiglia che aveva a malapena fatto il suo dovere. E ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere, Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Stordita dall'uscita di scena improvvisa e silenziosa del Duce, Roma si consegna fino all'alba alle grida, ai canti, ai balli per strada, in un'ubriacatura di gioia collettiva. A Palazzo Venezia, un soldato profana quella facciata e tutto ciò che rappresenta, spezzando col martello 2 fasci giganteschi. Sembra che nessuno stia tenendo conto della frase di Badoglio che nel proclama ha annunciato: la guerra continua. Cosa sta succedendo agli italiani in quella interminabile giornata? Isabella Insolvibile, storica, studiosa della Resistenza, collaboratrice del Museo della Shoah. La guerra continua, dice subito Badoglio. L'Italia, pur duramente colpita, mantiene fede alla parola data. Questo è il testo del proclama del maresciallo. Come reagisce la popolazione a questo annuncio? La gran parte della popolazione in quel momento forse non ci fa caso. Sta celebrando la caduta del regime, che interpreta sbagliando, ma è un'interpretazione molto umana, molto comprensibile, la fine della guerra. Pensa che il crollo del fascismo possa equivalere quasi immediatamente alla fine della guerra, alla fine dei bombardamenti. Fine dei bombardamenti, fine della fame, fine della necessità di vivere tutta la giornata nei ricoveri, fine delle morti al fronte, ritorno dei soldati dalla guerra. Pochi in realtà fanno caso a quella frase che però è così pesante nella storia nazionale, la guerra continua, anche un po' ambigua se vogliamo, ed è una tradizione che Badoglio conferma in quell'occasione, che avrà modo di riconfermare l'ambiguità, intendo, 45 giorni dopo. La guerra continua come? Con chi? Contro chi? Abbiamo il nemico in casa, abbiamo gli alleati che continuano a bombardarci nonostante il cambio di regime. Però chi ci fa caso alla frase comprende questa ambiguità, lo sente, è spaventa, è preoccupa, qualcuno questo lo racconta. Però nel momento, in quel momento, bisogna celebrare la fine di un ventennio. Di fronte alle manifestazioni popolari che seguono l'annuncio della sostituzione di Mussolini, il re reagisce con la preoccupazione di chi non sa che cosa succederà davvero. Forse il re aveva intuito quello che Churchill, con una espressione lapidaria, commenterà qualche tempo dopo, dicendo: in Italia il 25 luglio c'erano 45 milioni di fascisti, il 26 luglio c'erano 46 milioni di antifascisti, ma aggiunge: non mi risulta che in Italia ci siano 90 milioni di abitanti.
Con la fine dell'era fascista, gli italiani sembrano aver già traslocato psicologicamente in una nuova stagione, fuori dalla guerra. A Pieve Santo Stefano, vicino ad Arezzo, c'è un archivio che custodisce la memoria di quel tempo. Donne e uomini, fascisti, partigiani e militari che hanno ricordato nei loro diari l'incredulità di quei giorni. 25 luglio 1943. Sono a Montecatini, a casa di Irma. Dalla radio apprendo la riunione del Gran Consiglio del Fascismo, delle dimissioni di Mussolini. Il fiorentino Cesare Fiaschi è un militare. Lui, come in altri diari e memorie, denuncia la mancanza di ordini. Fatto sta che decide di darsi prigioniero ai tedeschi. Fuori c'è chi fa festa, io sono triste. Certamente qualcosa doveva cambiare, ma non in maniera così penosa. Dure condanne andavano combinate ai responsabili della leggerezza con la quale il paese era stato portato in guerra, della dissennata condotta delle operazioni, della tolleranza dimostrata verso incapaci e profittatori, ma in maniera chiara e aperta. Maria Paolina Baccarini ha 17 anni nel luglio del 1943. Una giovane ragazza spensierata, e quello che ci restituisce è l'immagine in 20 giorni di un campeggio estivo. 25 luglio. Stamattina dovevamo andare al Lago Santo, invece non siamo partite. Ci stavamo chiedendo il perché, quando la nostra attenzione è stata attratta da strani manifesti sui quali c'era scritto «Viva il re, viva Badoglio, viva i liberatori d'Italia». Che cosa è successo? Ci siamo chieste. Il Duce ha dato le dimissioni. Mi è sembrato che il mondo crollasse. Dopo colazione una notizia edificante. Da oggi niente più studi, niente più ore di lezione, ginnastica, fiume e passeggiate. Mussolini è in ginocchio. Lo stanco anticlericale è davanti a un confessore prigioniero nell'isola di Ponza. Il fascismo è ormai in pezzi, come il suo capo, Benito Mussolini. Da prigioniero viene condotto all'isola di Ponza, lì dove lo stesso Duce confinava i suoi avversari, tra cui Pietro Nenni, suo antico compagno socialista, che non crede ai suoi occhi quando vede arrivare il carceriere ormai carcerato. Intanto però il paese attende che la fine del fascismo porti con sé la fine dell'oppressione della dittatura. Il nuovo capo del governo, Pietro Badoglio, scioglie il partito fascista, cancella il tribunale speciale, elimina il Gran Consiglio. Decide anche di non entrare a Palazzo Venezia con quel balcone che secondo Mussolini era il timone con cui lui guidava l'Italia, e sceglie il Viminale. Ma il cambiamento di Badoglio rallenta e si ferma. Con la caduta del regime le libertà politiche cominciano a bussare alla porta del paese, premono, è difficile tenerle fuori. Ma nello stesso tempo il governo adotta una tattica di repressione con decine di morti, centinaia di feriti, più di 1000 arresti. Perché questa scelta? Io ho sempre trovato estremamente significativo il fatto che uno dei primi atti del governo Badoglio, il 26 luglio, sia la circolare Roatta, che prevede la repressione di qualsiasi manifestazione che possa turbare l'ordine pubblico. Con l'ordine di sparare ad altezza d'uomo. Ad altezza d'uomo, come dice la circolare, su truppe nemiche, quindi come in guerra, come al fronte. Questa circolare viene dal fatto che si temono reazioni da parte dei fascisti, però in realtà viene applicata contro gli antifascisti, in particolare a Bari e a Reggio Emilia. A Bari all'esercito viene ordinato di sparare su un gruppo di studenti e di loro professori, studenti anche molto giovani, che stanno manifestando perché vogliono la rimozione dei simboli fascisti dalla Casa del Fascio.
A Reggio Emilia invece si spara su un gruppo di operai delle reggiane che sta chiedendo la pace. La pace è una richiesta sovversiva in quel contesto. C'è una parola in quei 45 giorni dopo la fine della dittatura di 21 anni che non viene mai usata, la parola democrazia. Perché non pensavano alla democrazia. Quello che i congiurati militari realizzano il 25 luglio con l'arresto di Mussolini non è un regime democratico, non c'è. C'è anzi la paura dei comunisti, c'è la paura degli antifascisti democratici. Anche da parte del re. Anche da parte del re. Eccoci a Genova, duramente provati nei popolari quartieri della città vecchia e nuova. La paura che provano gli italiani è invece rivolta a un conflitto che continua. Vengono colpiti chiese, opere di bene, edifici pubblici. Gli orrori della guerra si abbattono di nuovo sulle città italiane. Il rumore dei bombardieri riecheggia nel buio di Roma, dove vengono devastati i quartieri operai, come qui, a Ostiense. Poi le sirene che annunciano gli aerei risuonano a Genova, Milano, Torino, nel silenzio delle notti di agosto. ...13 agosto 1943. Non è ancora spenta l'indignazione del primo bombardamento su Roma, che ne capita un altro, terribile, forse più del primo. Concetta Bucciano nasce a Castrovillari, in Calabria, è figlia di un militare, andrà a vivere a Roma. Ero in chiesa come al solito, a San Pietro, erano le 11, è appena cominciata la messa, che suonano le sirene, la chiesa è gremita. Dopo qualche momento scoppiano le bombe. La messa continua, fra il fragore delle bombe e il pianto e le grida del popolo. 14 agosto 1943. La nostra casa è stata colpita. Italico è andato in via Casilina e ne è tornato affranto. Povero Italico, nel vedere la casa distrutta, le nostre povere robe disperse per strada, mi riporta la fotografia del povero papà, tutta pestata e lacera, ritrovata fra i binari del tram. Il re reagisce ai nuovi bombardamenti di Roma dell'agosto, a metà agosto del 1943, con la stessa preoccupazione con la quale aveva seguito quelli del 19 di luglio, non più con lo stupore, perché ormai l'effetto sorpresa, tra virgolette, era stato superato, credo con la consapevolezza che le trattative con gli inglesi e con gli americani andassero accelerate, si dovesse arrivare al più presto ad un armistizio. L'armistizio significa porre fine alla guerra. Per raggiungerlo, il governo tratta con gli anglo-americani, ma nella confusione, nell'ambiguità, senza fretta. Tutta la condotta di Badoglio e del re, va detto, è una condotta che incredibilmente è guidata dalla convinzione di poter giocare tra i tedeschi e gli alleati. Addirittura c'è una frase di Badoglio che dice: noi dobbiamo compiere un'operazione di ricamo. Detta da un maresciallo in una situazione drammatica come era quella dell'Italia. C'è un episodio che è assolutamente emblematico. Siamo alla metà di agosto del 1943. I vertici delle forze armate tedesche, partecipa anche Erwin Rommel, e i vertici dell'esercito italiano si incontrano a Villa Federzoni, poco sopra Bologna. E anche lì assistiamo a una messa in scena grottesca, perché i tedeschi sanno benissimo che gli italiani stanno trattando la resa. E per alcune ore a Villa Federzoni va in scena questa specie di ridicola commedia in cui gli uni e gli altri si scambiano inchini e belle parole, perfettamente consapevoli di raccontare solo menzogne. Il problema è che mentre i tedeschi si scambiano inchini e belle parole con gli italiani, le loro truppe stanno già prendendo posizione nei territori chiave della penisola. Certo. Sì. E l'esercito italiano non fa nulla per impedirlo. Questa è la grave colpa dei generali italiani, che non fanno nulla in realtà per mettere in grado le loro truppe di reagire quando arriverà il momento.
È il momento più difficile. Le bombe sulle città italiane hanno fatto capire a Badoglio e al re che il tempo della trattativa per l'armistizio è finito. Si decide di inviare il generale Castellano in Sicilia, a Cassibile, per discutere le condizioni della pace. L'Italia vuole tempo e copertura militare prima della firma, altrimenti si rischia di essere annientati da Hitler. Gli anglo-americani non hanno invece intenzione di aspettare. Non c'è spazio per negoziare, non c'è margine di trattativa, è prendere o lasciare. Il 3 settembre 1943, alle 17:15, si firma l'armistizio. Per l'Italia la guerra è finita, ma a Roma e nel resto del paese nessuno ancora lo sa. Il generale Castellano è il più giovane generale di brigata dell'esercito italiano, è un fedelissimo del capo di Stato Maggiore generale. Ed è colui che materialmente è incaricato poi di non solo gestire la trattativa, ma di siglare l'armistizio finale. Ma ricordiamoci, e questo è visibile in tutte le fotografie che ritraggono la firma, che nell'ossessione della segretezza Castellano viene inviato a firmare la resa degli italiani in borghese. Un'abdicazione anche simbolica. A quello che gli americani sono tutti in divisa. Sono tutti in uniforme, lui è seduto al tavolo, firma in borghese, e poi c'è questa seconda fotografia che lo mostra sorridente, stringere la mano a quelli che sono dei colleghi. Si doveva inviare in uniforme, sì, ma non solo per rispettare un protocollo, per in qualche modo dare la sensazione che l'Italia stava chiudendo una pagina vergognosa e sbagliata, che riconosceva come vergognosa e sbagliata della propria storia, ma lo faceva a testa alta, rivendicando il diritto di scegliere un'altra via per quello che era il proprio futuro. Pochi giorni dopo, la notte del 7 settembre, viene discusso l'armistizio lungo, completo di tutte le clausole. Durante la trattativa è presente il capo del governo, il maresciallo Pietro Badoglio. Oggi suo nipote custodisce un cimelio di quella storica notte. È un tavolo che ha un significato storico molto importante, perché attorno a quel tavolo si sono seduti la notte del 7 settembre del 43 il nonno, il generale Taylor, e il suo aiutante di campo, il colonnello Gardiner, i quali erano venuti a dettare le condizioni della resa. E a dire che bisognava annunciare l'armistizio, sì, dopo poche ore. Esatto, praticamente 24 ore dopo, neanche meno. A che mio nonno rispose che non eravamo pronti, ci volevano almeno 15 giorni prima di poterlo annunciare, per organizzare una difesa e preparare tutti i nostri soldati, i nostri militari, in Italia e fuori. L'epoca, poi sappiamo, le comunicazioni erano quelle che erano. Però la decisione americana e inglese non era trattabile. Sì. Eisenhower minacciò il governo italiano e suo nonno di rendere nota tutta la trattativa. Sì, cosa che ha fatto il giorno dopo. The Italian government has surrendered its armed forces unconditionally. As Allied Commander-in-Chief, I have granted a military armistice. The armistice was signed by my representative and the representative of Marshal Badoglio, and it becomes effective this instant. Il maresciallo Badoglio annuncia al giornale radio delle 19:45 dell'8 settembre la decisione di domandare l'armistizio al generale Eisenhower da parte dell'Italia, preso atto dell'impossibilità di continuare la guerra. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la imparilotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Che effetto le fa sentire queste parole di suo nonno? Un grande affetto.
perché sono delle parole molto difficili. Sono parole scelte in un momento drammatico per porre fine con una soluzione, ahimè, non semplice, non facile, però inevitabile. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Che succede? Sarà su? Dicono che c'è l'armistizio! Ma chi l'ha detto? Attenzione! Ripetiamo l'importante messaggio che il maresciallo d'Italia, Pietro Capaccio, ha rivolto alla nazione. Oh, ma che siete impazziti tutti! È finita la guerra! È finita la guerra! Porca miseria! I tedeschi temevano da settimane il voltafaccia italiano. Per questo reagiscono subito. Attaccano Roma coi paracadutisti e i mezzi corazzati. Hanno un piano. Vogliono prendere la città. Conquistano il ponte della Magliana. Poi via Laurentina. Tre Fontane. Ostiense. Manca solo l'ultimo confine. Porta San Paolo. È a San Paolo, il 10 settembre, che comincia la resistenza italiana. Borghesi, studenti, soldati isolati cercano d'opporsi per molte ore, con poche armi, ai tedeschi che avanzano verso la città da Viale Aventino e dal Circo Massimo. Le bombe raggiungono San Paolo, sconvolgono il cimitero degli inglesi accanto alla piramide Cestia. Alle 4 di notte, tra l'8 e il 9 settembre, scatta l'allarme. Sotto questa porta, lungo queste mura, senza indicazioni da parte degli stati maggiori, soldati che non vogliono arrendersi e cittadini che hanno recuperato qualche arma provano a resistere insieme. A Porto San Paolo una parte della popolazione, i soldati, si trovano a combattere spalla a spalla contro i nazisti che vogliono conquistare la città. Quello che sta succedendo a Roma, a Porta San Paolo, alla Montagnola, in quelle ore che seguono di poco l'annuncio dell'armistizio, è proprio l'inizio della resistenza italiana. Ed è proprio l'inizio della resistenza anche per quello che la resistenza significa, cioè l'unione di persone di diverso tipo, militari che hanno ancora le armi, civili che si vedono la propria città invasa, che prendono appunto queste armi, raccolgono quello che hanno e ci combattono contro, perché individuano in quelle persone il nemico. La resistenza è questo sostanzialmente, è l'individuazione del tedesco come nemico. Nonostante i tedeschi siano in numero nettamente superiore, ci vogliono ore e ore, quasi un giorno intero, per conquistare questa porta e entrare nella città. Di fronte alla viltà dei poteri tradizionali, è l'Italia del coraggio a scendere in campo. La resistenza è cominciata. Il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, nasce ed è significativo nelle stesse ore della battaglia di Porta San Paolo e nasce sempre nella capitale. Raggruppa l'antifascismo di diversa tendenza politica e anche questo è molto importante perché questo determinerà la nostra resistenza. Nonostante le diversità che ci sono e alcune sono molto profonde tra i partiti antifascisti, questo CLN che nasce raggruppa comunisti, socialisti, azionisti, ma anche democratici del lavoro, liberali, prefascisti, gente che si è formata politicamente anche all'estero durante le... È un arco culturale che arriverà fino alla Costituzione. Fino alla Costituzione, è proprio questo, infatti la nostra Costituzione sarà, porterà dentro questo spirito del CLN. Tra la resistenza e la lenta risalita degli anglo-americani che sbarcano a Salerno per liberare Napoli, i protagonisti dell'estate 1943 sono tutti fuori dalla scena.
Il re, la sua famiglia e il governo con Badoglio e i generali fuggono da Roma per paura dei tedeschi. Vogliono andare verso sud, al sicuro. L'atteggiamento del generale e del sovrano ha frustrato ogni tentativo organico di opposizione militare all'invasione nazista. Interi reparti dell'esercito italiano sono fatti prigionieri e inviati in Germania. C'è un episodio che pesa sulla memoria di suo nonno ed è la fuga a Brindisi, la fuga alle 5 del mattino. Il termine fuga che in famiglia ci lascia un po' perplessi, perché re Giorgio di Grecia, la regina Guglielmina d'Olanda, re Haakon di Norvegia, lo stesso De Gaulle, avendo i loro paesi in mano dai tedeschi, i governi dove li hanno fatti? A Londra. E Badoglio è rimasto in Italia, è andato nel sud dell'Italia, che era un posto libero, non vi erano tedeschi. D'altronde, per poter avere un governo che potesse legiferare e avere un valore, non poteva essere in mano e ostaggio dei tedeschi. Il punto è che la capitale è lasciata senza ordini precisi, ecco perché sembra una fuga, perché dietro di sé lascia lo sbando. È ovvio che un capo di Stato, un capo di governo cercano di non farsi prendere prigionieri da un nemico. La sua colpa è di essere partito da Roma lasciando il paese e le forze armate senza nessuna indicazione. Gli italiani si sono svegliati il 9 di settembre, non c'era più l'autorità costituita, non c'erano più indicazioni, nessuno sapeva che cosa fare se non appellandosi al proprio istinto. Si può dire che la fuga del re a Brindisi compromette definitivamente Vittorio Emanuele III di fronte agli italiani e forse addirittura la corona? L'idea è quella di salvaguardare la continuità istituzionale, ma un po', forse lo possiamo dire, anche le proprie singole persone. E questo si paga però, perché la nazione non dimentica, soprattutto non dimentica, se guardiamo il voto del 2 giugno e la ripartizione elettorale, quel pezzo d'Italia che viene abbandonato più a lungo, quindi il centro-nord e il nord in particolare del paese, da dove proverrà il forte voto per la Repubblica. Badoglio si difenderà per questa fuga, sostenendo che non si poteva lasciare il re in mano dei tedeschi, che avrebbero immediatamente, con la cattura del capo dello Stato, nominato un governo fascista che avrebbe annullato l'armistizio. C'era questo rischio? Anche questa è una saggezza del poi. Poteva scappare il re, ma lasciare i comandi militari. E comunque resta il fatto che in quel momento, almeno dal 28 luglio, i tedeschi erano ancora in minoranza, si poteva ancora fare qualche cosa. Com'è stato dopo il 45 vivere nell'Italia liberata col cognome Badoglio? È sempre stato un po' difficile, sinceramente. Forse era più facile chiamarsi Mussolini che Badoglio. Addirittura? Sì, perché Mussolini si sa da che parte stava. Badoglio non è mai stato amato né dai fascisti né dai comunisti. Badoglio era un monarchico, era un soldato. In quel vuoto di potere a Roma, l'ultimo protagonista, Benito Mussolini, è rinchiuso nell'albergo prigione di Campo Imperatore, sul Gran Sasso. A 2112 metri di altitudine, ha ascoltato la notizia dell'armistizio e ora vive nel terrore di essere consegnato agli inglesi. A ricordare quei giorni c'è ancora uno degli ultimi testimoni diretti, a 100 anni di età, e allora era un carabiniere. Mussolini era distrutto ormai, pallido e taciturno, non era più lui, insomma, capiva bene quale destino gli toccava. Passavano i giorni e si arrivò al 12 settembre, esattamente, erano le ore 12,
quando intesi un po' di rumore sentire parlare i tedeschi, sono arrivati i tedeschi, infatti mi affacciai dalla finestra e sotto c'erano degli aliati già atterrati. Tutto l'equipaggio venne armato con mitragliatrici e quant'altro che circondavano l'albergo. E guardai dall'altra finestra, ce n'erano ancora altri, perché in tutti ne atterrarono 10 arianti. Con tutto questo rumore, Mussolini si affacciò a lui dalla finestra e disse: chi sono? Non sapevamo che fare perché non avevamo ricevuto nessun ordine. E infatti i tedeschi si impossessarono dell'albergo, del telefono e di quant'altro, e noi rimanemmo lì come spettatori. Il 12 settembre paracadutisti tedeschi raggiungono Campo Imperatore sul Gran Sasso e liberano Mussolini. Il duce sale su di una cicogna. Il decollo dal ristretto pianoro della vetta costituisce un capolavoro di perizia aviatoria. Dal punto di vista militare, l'operazione del Gran Sasso è un'operazione complicatissima. Complicatissima ma necessaria politicamente. In realtà è un'operazione di cui non si può indovinare l'esito, perché usare gli alianti su territori di montagna di fatto è un'operazione del tutto pionieristica, dimostra un enorme coraggio, un'enorme perizia tecnica da parte delle truppe tedesche che vengono impiegate agli ordini di Skorzeny, ma è un desiderio politico personale detto da Hitler, perché ha bisogno di Mussolini come guida falsa di uno stato fantoccio, e Mussolini è in assoluto il politico italiano più spendibile da questo punto di vista. Der Duce ist frei. Männer des SD und der Waffen-SS sowie Fallschirmjäger haben den Auftrag des Führers erfüllt. In queste immagini proiettate alla presenza di Mussolini nel salone del Karl Palace di Monaco, c'è un uomo anziano che è stato dittatore e oggi sembra un sopravvissuto. È deciso a chiedere a Hitler di rimandarlo a casa, ma il Führer ha in mente un altro piano. Mussolini deve annunciare decaduta la monarchia e al suo posto proclamare una nuova repubblica agli ordini dei nazisti. Ingegnere, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce. Sono sicuro che voi la riconoscete. Ho tardato qualche giorno prima di indirizzarmi a voi, perché dopo un periodo di isolamento morale era necessario che riprendessi contatto col mondo. Non credo che Mussolini avesse effettivamente voglia di tornare comunque a comandare sotto il vassallaggio di Hitler, e lo dirà anche nelle confidenze più intime con la sua Clara Petacci. Contava meno di un podestà di un villaggio, comandavano i tedeschi e lui era un defunto. Non conta molto, né riesce a ottenere quella che era la sua forse ultima speranza di duce, quella di riportare gli italiani a combattere. Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel senso più lato della parola, sarà cioè fascista nel senso delle nostre origini. Con la liberazione Mussolini non è in condizione di dire no a Hitler. Dice di no su una cosa sola: quando Hitler propone che il nuovo Stato a Salò si chiami Repubblica Fascista Italiana. Lui propone che si chiami Repubblica Sociale e aggiunge: il fascismo è finito. Il 25 luglio segna la fine di Mussolini o del fascismo? Ma è la fine sicuramente del regime fascista, è la fine del duce Benito Mussolini, quale era stato dal 1922. Manca un ultimo atto di sottomissione richiesto dal Führer.
la condanna a morte dei gerarchi che il 25 luglio avevano sfiduciato il Duce. Dei 19 membri ribelli del Gran Consiglio, soltanto 6 vengono catturati. Tra loro Galeazzo Ciano, il marito di Edda, la figlia di Mussolini. Qui su questa scala Mussolini aveva stretto la mano Galeazzo il giorno del matrimonio con Edda, 14 anni prima. Lo aveva festeggiato proprio dentro la villa, considerandolo come un figlio, o forse anche di più. Ora invece, l'11 gennaio del 1944, lo manda a morire a Verona, tra le suppliche e le urla di Edda, che dirà: l'ho odiato mortalmente, era un fantoccio in mani tedesche, crudele con me, e aveva qualcosa nell'animo che io non so capire. Era tutto quel nero, rovesciato per anni sull'Italia, che ora il fascismo restituiva al Duce, glielo portava in famiglia. Mentre lui passa l'ultima notte in piedi, aspettando che un ufficiale tedesco gli dia la conferma della fucilazione di Ciano e dei gerarchi. Il Duce sa che è finito il fascismo, è scomparsa la dittatura. Ha dovuto far morire anche il marito di sua figlia. Adesso tocca a lui, vittima di ciò che ha creato. Rachele confesserà: da quella mattina ho incominciato a morire anch'io.